Credetemi, ho visto uno spettacolo del genere a Madrid. E vi assicuro che la misera rappresentazione del nostro teatro. Salve, Enrico. Non è neanche lontanamente paragonabile al fascino del coupé. Che è successo? Mi hanno detto che volevi parlarmi. Questa sera Soledad annuncerà pubblicamente il nome del suo amante. No, non ci posso credere. Sì, me l'hanno appena detto al giornale. È come se non bastasse. Mia madre si è chiusa in camera e non mi rivolge più la parola. Immagino per lo stesso motivo. Non mi sbaglio, vero? E tuo padre? Non c'è niente da ridere. Ti assicuro che mio padre è su tutte le furie. Non fa altro che insultarmi. Ma andiamo, non sarà la fine del mondo, eh? Ma come faccio? Come posso uscire da questo guaio? È in gioco il mio futuro. Mio padre minaccia di diseredarmi. Potrei perdere il lavoro e non avrei più un soldo in tasca. Beh, potresti sempre scoprirti qualche vocazione nascosta, come per esempio la musica o la pittura. Temo che tu non voglia prendere sul serio il mio problema. E io temo che tu ne stia facendo una tragedia. Prova a vederla in questo modo. Se è vero come è vero che da questa sera avrai dei problemi gravi con la tua famiglia, è anche vero che il fatto che Soledad Linares annunci pubblicamente che tu sei il suo amante davanti a tutta la cittadinanza di Santa Maria ti farà raggiungere una reputazione non indifferente fra le donne del posto, o no? Sei un caro amico, ma con te è meglio non parlare di cose serie. Forse hai ragione. Ma ti assicuro, amico mio, che ti aiuterò in ogni modo possibile. Cercherò di convincere tuo padre, il nobile signor Francesco López Montero, a picchiarti senza bastone. Non credi che sia il momento di cambiarci, eh? Non possiamo arrivare tardi alla rappresentazione teatrale più straordinaria e sconvolgente che si sia mai vista da queste parti. Andiamo. Andiamo. Maria, non penserai di uscire? Padre. Mi meraviglio di te, Maria. Credevo di essere stato chiaro. Avevo ordinato che nessuna delle due uscisse di casa. Padre, mi sono così spaventata quando ho visto che Vittoria non c'era. Sono venuta a cercare voi e non vi ho trovato. Ti sarei grato se evitassi di uscire di casa anche per un solo istante. Per fortuna sono tornato in tempo. Siamo andati dalla modista. Dalla modista? Sì, tua sorella ha insistito e così l'ho accompagnata. Non mi è sembrata una modista raffinata, però Vittoria è di tutt'altro parere. Dopotutto io non sono pratico. Sì, Eugenia. Eugenia? Sì, sì, sì. È un artista, secondo me. Lavora bene. Ha dei bei modelli. Sì. Bene. Potete continuare questa conversazione in camera vostra. Andate. Andiamo. Mio cugino ha avuto occasione di sentire solo Dada di Hansi. Si direbbe che siamo arrivati presto. Può essere. Ma secondo me, con la fama che si è fatta in città quella donna, molta gente per bene preferirà rimanere a casa. Ascoltami bene. Se quella svergognata osa pronunciare il nome di mio figlio, ti giuro su quanto ho di più caro al mondo che la prendo a schiaffi. Andiamo, sta calma. Sono sicuro che quella sciagurata non avrà il coraggio di farlo. I nostri concittadini resteranno molto delusi. Vedrai, mia cara. Presto, presto, sprint! Va tutto bene. Dobbiamo ancora trovare i nostri posti e lo spettacolo sta per iniziare. Ecco, la fila è questa. Oh mio Dio, come sono stretti questi posti. Il signor López Montero, anche voi qui. È in compagnia di vostra moglie. Non vedo cosa ci sia di strano.
Non ho alcun motivo per non approfittare di questa piacevole serata. Ma certo, divertitevi allora, col vostro permesso. Vittoria, hai portato nostro padre dalla signora Eugenia. Credevo di morire dalla paura. Però, mia cara, non mi è venuto in mente nient'altro per far avere il messaggio a Rinaldo. Andava fatto e ci sono riuscita. Adesso non resta che aspettare. Sì, aspetteremo il giorno delle tue nozze. E se qualcosa non andasse bene? Ah, devi smetterla di dire queste cose. Se dovesse andare male, non ci resterebbe che cercare un altro sistema. Grazie per la cena, Martina. È stato un piacere. Sembrate molto stanco, tenente. Sì. Beh, più che stanco direi che sono preoccupato. Sarà meglio che me ne vada a dormire presto, Germano. Tra poco sarà il momento di agire. E dovrò essere pronto. E poi sono convinto che non sarete molto dispiaciuto di poter scambiare quattro chiacchiere da solo con Martina, no? Almeno credo. Sì, abbiamo molte cose da dirci. Grazie, tenente. Buonanotte, Martina. A domani. E grazie. Di niente. Dovete tornare in caserma. Io? Che c'è? Volete cacciarmi via? No. È solo che Cosa? Che cosa avete, Martina? Non fateci caso. Sono soltanto un po' triste. Beh, se si tratta del tenente, non vi dovete preoccupare per lui. Sono più che sicuro che andrà tutto a gonfie vele. Sì, certo. Ma non sopporto che debba soffrire tanto, poverino. È ingiusto, perché lui è così buono. Aspettate un momento. Fatemi capire. Da quando in qua siete tanto interessata al tenente Monti? Sono sveglio, non vi preoccupate. Non sono ancora riuscito ad addormentarmi. Com'è andata a teatro? Aveste visto? È successo il finimondo. Il peggior scandalo che si sia mai visto da queste parti. Come? Soledad è stata magnifica. Ve l'assicuro. Si è presa una vendetta coi fiocchi. Che cosa ha fatto? Ha coperto di ridicolo davanti a tutti i presenti il padre di Enrico. Come? Che cosa avete detto? Non eravamo molti dentro il teatro, ma aspettavamo tutti quanti con trepidazione il momento in cui Soledad avrebbe rivelato il nome del suo amante ufficiale. Appena terminata la sua ultima canzone, sugli spettatori scende un silenzio imbarazzante, pieno di aspettative. La Linares si presenta di nuovo sul palcoscenico. E invece di annunciare che il suo amante era Enrico, come del resto ci aspettavamo tutti, rivela che l'uomo della sua vita
È il nobile Francesco Lopez Montero, padre di Enrico. Non ci posso credere. Ma ditemi la verità, lo è? Ma no, naturalmente. Ha solo voluto diffamarlo così come lui aveva fatto con lei. Volete dire che ha accusato il padre per difendere il figlio? Menzogne. Menzogne. Si inizia con una menzogna e poi non si finisce più. E pensare ad Alberto, beh, che io non ho nessun diritto di criticare, però sempre, in vita mia ho sempre detto la verità e mai ho agito con l'inganno. E questa volta non c'è proprio niente di diverso, amico mio. Continuate a combattere per difendere la giustizia, non è vero? Solo che di fronte all'intolleranza, a volte c'è bisogno di una bugia per raggiungere lo scopo. Non ci sono per nessuno. Nemmeno per me? Oh, Enrico, non vedete che sto preparando le valigie? Se avete qualcosa da dirmi, fatelo in fretta, per favore. Ecco, Soledad, non sono venuto da solo. Sono io che ho qualcosa da dirvi. Voi qui? Come osate importunarmi, signore? Per favore, mantenete la calma. Io sono perfettamente calmo. Ma temo che la signora Linares... Signorina! Potrei sapere che cosa desiderate da me? Pretendo che voi chiediate pubblicamente scusa per ieri sera. Ah, questa sì che è bella. Dovete riabilitare il mio buon nome. In cambio io farò la mia parte. In che modo? Rettificherò l'opinione che avevo di voi. E non prenderò nessun provvedimento contro mio figlio. Bene. Sto lasciando la città, perciò questa storia non pregiudicherà nessuno di noi due. E va bene. Accetto, però devo porre una condizione. Vi ascolto. Mi inviterete a prendere il tè a casa vostra e convocherete i giornalisti di quel giornaletto di provincia che mi ha screditata e in questo modo voi ed io, di comune accordo, metteremo ben in chiaro come sono andate le cose. Accetto. Sono felice che Enrico non sia rimasto coinvolto in quella brutta storia. Ti interessa molto, vero? Chi? Enrico? Perché me lo chiedi? Perché ho l'impressione che appena hai un momento libero vai a fare la smorfiosa con lui. Ti sbagli, Dolores. Non faccio la civetta con Enrico. Non si tratta di questo. Mi è simpatico. È un bravo ragazzo, molto elegante. E Germano? A lui non pensi più? Ascolta, Dolores, non mi pare che Germano sia già mio marito. E oltretutto non mi ha ancora chiesta in moglie. Perciò sono ancora in tempo per scegliere chi voglio. Per fortuna domani sarà tutto finito, amico mio. Sì, speriamo che le cose vadano bene. Germano, perché non ve ne state un po' tranquillo? Dopotutto sono io che devo fuggire, non voi. Sì, lo so. Magari potessi fuggire anch'io con Martina. Ma che cosa dite? Perché no? Senza bisogno di dare spiegazioni. Senza dover renderne conto a nessuno. No, siete in errore, Germano. Vi assicuro che non è nobile né bello doversi amare in segreto. Non è degno di un uomo dover nascondere il proprio amore come se fosse il più vergognoso dei sentimenti. Credetemi, non è affatto piacevole. Non esiste niente di più bello che poter gridare ai quattro venti che si ama e che si è riamati. Non esiste felicità più grande che rendere gli altri partecipi
della gioia di avere finalmente trovato quella persona che ci accompagnerà per il resto della nostra vita. Ecco come stanno le cose. No, Vittoria. Non riesco a mandare giù niente. Devi riuscirci, Maria. Su, coraggio. Dovrai essere forte come mai in vita tua. Non puoi arrivare a questa sera senza mangiare nulla. Prendi. Pane e burro è l'ideale per la colazione. È leggero e nello stesso tempo è nutriente. Non sono più una bambina. Ma ti comporti come se lo fossi. Ti prego. Ma come? State ancora facendo colazione. Quanto tempo vi ci vuole? Dobbiamo scegliere i fiori, tagliarli, portarli in casa e sistemarli nei vasi. Dobbiamo cambiare tutti i liquori nelle bottiglie di cristallo. Ci sono un'infinità di cose da fare. Andiamo. Sbrigatevi o non faremo in tempo. Come fa a dire che non c'è tempo? Per me queste ore non passano mai, invece, sono eterne. Quando finirà questo incubo, Vittoria? Quando? Guardate meglio. In questo modo pensate di riuscirci? Sì, penso proprio di sì. Va bene, d'accordo. Lascio trovare a voi la soluzione. Purché si risolva tutto in fretta. Buonasera. Buonasera, dottore. Da qualche giorno ho la netta sensazione che il tempo passi meno in fretta. Non vi nascondo che conto i minuti. Non vedo l'ora che arrivi domani. Perbacco, che impazienza. Calma. Calma, amico mio, ormai manca pochissimo prima che Maria Tebaldi diventi la signora Maria Lynch. Maria Lynch. Maria Lynch. Maria? Suona bene. Voglio rivelarvi un segreto, ma che resti fra noi, eh? Non vi nascondo che in qualche occasione ho avuto paura che Maria si tirasse indietro. Ma che sciocchezza. Perché mai avrebbe dovuto? Siete sempre stato il partito più ambito dell'intera provincia. Sì, ma dovete tener presente che Maria non è come le altre ragazze da marito. La mia fidanzata è molto diversa. Lei è, come dire, è una creatura angelica, molto sensibile. È una persona che non conosce bassezze e malvagità. Ecco perché la desidero con tutto il cuore da quando l'ho conosciuta. Al punto che non vedo l'ora che arrivi domani per poterla tenere fra le mie braccia. Oh, Emanuele, non credevo di trovarti qui. Pensavo che te ne fossi andato. So cosa ti aspetti da me. Vuoi che immediatamente consegni il mio studio al battaglione delle domestiche perché lo tirino a lucido. Comunque stavo uscendo. No. Prima ho bisogno di qualcosa. Ho bisogno di un forte abbraccio e di un lungo bacio. Temo che domani dovrai starmi molto vicino, mio caro, per darmi forza. Sono sicura che mi emozionerò molto quando vedrò Maria all'altare. Se per questo anch'io avrò bisogno di sentirti vicina. Con Maria se ne va una parte della nostra vita. Domani, quando dirà quel fatidico sì, si chiuderà un capitolo. Avremo mantenuto la promessa che facemmo a Giacomo il giorno che affidò Maria alle nostre cure. È cresciuta così in fretta, però. Voglio dire, mi sembra che il tempo sia volato. Quando arrivò qui era così piccola. Una bambola con due grandi occhi spaventati. Però domani sarà la più bella sposa di Santa Maria. Tutti resteranno a bocca aperta. Quasi tutti. Mia cara, non nominare Lucrezia se non vuoi rovinare questo magico momento. Per me lei ormai fa definitivamente parte del passato. E ricordati che è stato per sua scelta. Thank you.
Qualcosa non va, madre? No, tesoro mio. Volevo darvi il bacio della buonanotte. Come sempre. I miei tesori. Le mie bambine così vicine al mio cuore. Ancora per questa notte siete le mie adorate, piccole. Maria e Vittoria. Domani sarà tutto diverso, amore mio. Tu andrai via insieme a tuo marito. E la casa sembrerà vuota. Madre. Madre, io... Vieni. Vieni qui, tesoro mio. Madre, stringetemi forte. Più forte, madre. Più forte. Avete preparato tutto? Non ho molta roba. Crocifisso? Apparteneva a mio padre. Ah, sì? Sì. Lo intagliò lui stesso. Era molto abile, sapete. Mia madre mi raccontò che lo portava sempre con sé in battaglia. Quando ve lo dico? Mio padre era un militare come me. Anzi, dovrei dire che io sono un militare come lui. Da piccolo avevo una grande ammirazione per mio padre. Sì, era un uomo molto speciale. Un idealista. Una mattina, lo ricordo come se fosse adesso, partì di casa all'alba. Io avevo all'incirca 10 anni. Partì per andare a combattere nella guerra di indipendenza. Si avvicinò al mio letto, poi mi diede un bacio. Una stretta di mano. E da allora non l'ho più rivisto. E poi che accadde? Accadde che lo uccisero a tradimento in un'imboscata. Quel crocifisso lo restituirono a mia madre insieme al suo corpo. Da quel giorno io non me ne sono mai più separato. Allora portatelo con voi anche domani. Dove sei andata? Ho dato la buonanotte alle ragazze. Da domani sera, mio caro, sarà diverso. Anche per noi due sarà diverso. Beh, avremo un genero. E con un po' di fortuna, presto, una legione di nipotini correrà su e giù per le scale. Che Dio lo voglia. Ali per volare. Ali per essere felici. Te ne ricordi anche tu? Come potrei dimenticare? Maria
Lo diceva in continuazione perché l'aveva letto su quel libro di poesie che le piaceva tanto. Sì, è vero. Abbiamo fatto il nostro dovere, mia cara. Ora dobbiamo solo sperare. Che cosa ti preoccupa? Spero che domani vada tutto bene. Così sarà, amore. Sono sicura che Dio ci aiuterà. Della mia bambina. Li ho visti di là, erano sul tavolo e ho pensato che... Ah, che cosa vuoi saperne tu che hai un cervello di casino? Signora Domenica, c'è la domestica della famiglia Montesi con un dolce. I miei padroni mi hanno mandata ad avvertire che saranno felici di intervenire al matrimonio e mandano questo dolce in regalo. Oh, ringraziali da parte della mia signora e di loro che li aspettiamo, che vengano presto perché ci sarà moltissima gente. Oh, deve essere meraviglioso sposarsi con una festa così bella. No, sciocchina. Non sempre è così. Sbrigati, Maria, ti prego. Questa valigia la nasconderemo nella stanza di Domenica. E le altre, quelle che dovresti portare per il viaggio di nozze, le lasceremo qui nella stanza. Sbrigati, Maria. Non ci riesco, Vittoria. La paura mi paralizza. Maria, devi cercare di controllarti. Se sei naturale, nessuno si accorgerà di nulla. Ma se ti scoprono, sei perduta. Questa è l'unica possibilità che abbiamo. Hai bisogno di qualcosa, Carlotta? Sì. Sì, Emanuele. Non ti piacerà quello che ho da dirti. Ma devo farlo perché è importante che tu lo sappia. Sono io. Ecco i vestiti che sono riuscito a trovare. Credo che bastino. Mi raccomando, Rinaldo, non dimenticate che vi aspetterò col carro dietro la casa. Bene. E però portate anche il mio cavallo. Non si può mai sapere. Va bene, lo farò. Ma non servirà. Perché sono sicuro che andrà tutto bene. Va bene. Ora basta con i giri di parole. Sentiamo quello che hai da dirmi. Voglio che tu sappia che ho fatto avvertire tua sorella. Lucrezia. Verrà qui, al matrimonio di Maria. Sai perfettamente quanto si vogliano bene. Maria non mi avrebbe mai perdonato la sua assenza. Ti prego, rifletti prima di agire. Oggi è il giorno del matrimonio. Sarebbe del tutto fuori luogo una lite fra te e tua sorella. Lucrezia verrà qui. Non avresti dovuto farlo, Carlotta. No, non avresti dovuto farlo. Emanuele, Lucrezia è tua sorella ed è la zia di Maria. Almeno per una volta, ti prego di mettere da parte le vostre controversie. Non puoi negare a tua sorella il diritto di venire al matrimonio di sua nipote. Per arrivare a Santa Maria, sperando che i cavalli reggano. Mm.
Zoli. Sì, davvero squisita. Che ambiente raffinato. Buonasera. Buonasera. Sì, avete ragione. Buonasera, avvocato. Buonasera. Buonasera. Conoscete i nostri ospiti, non sì, è vero? Sì, certo. Mi fa piacere. Uno splendido ricevimento. Vi ringrazio. Padre, con permesso. Signora Carlotta. Che piacere vedervi. Non ho parole per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per noi. Non dovete ringraziarmi. È il mio dovere, figliola, al quale del resto io mi dedico con estremo piacere, soprattutto in occasioni come queste. Temo però di essere arrivato un po' troppo presto. No, voi siete arrivato al momento giusto, padre, ma alcuni dei nostri invitati si stanno facendo desiderare. Nell'attesa che arrivino gli altri, che ne direste di provare le specialità di domenica e un po' del nostro rosolio? Con molto piacere, voi conoscete bene le mie debolezze. Domenica, per favore. Servi, padre Michele, io vado a vedere se le ragazze hanno bisogno di qualcosa. Certo, signore. Con permesso, padre. Servitemi, padre. Prego. Avete sentito cosa è successo l'altra sera? Ti prego, Maria, aiutami, o non finirò mai. Vittoria, ho tanta paura. Però sento che andrà tutto bene. Sì. Ma certo che andrà tutto bene, figliola. Gli invitati sono arrivati, ti aspettano. Vittoria, sei pronta, vero? Sì, madre. Allora dovresti scendere ad intrattenere gli invitati, così almeno smetterai di innervosire tua sorella. Sì, madre. Vedrai. Andrà tutto bene, Maria. Te lo prometto. Adoro la musica. Anch'io. Grazie. Siete troppo gentili. Non dovevate disturbarvi. No, è stato un piacere. Oh, signor Tebaldi, devo congratularmi con voi. Il ricevimento è stupendo. C'è tutto Grazie. Il bel mondo di Santa Maria. Sì, sì. Anche se mi sembra che non siano ancora arrivati tutti, vero? No, non ancora. Compresa vostra sorella Lucrezia, se non sbaglio. Immagino che sia stata invitata, non è così forse? Sì, sì, certo. Ormai sta per arrivare. Sapete bene com'è mia sorella. Ama troppo il bel mondo e i ricevimenti. Per rinunciare a incontrare due gentili donne come voi e di presenziare al matrimonio della sua nipote preferita. Grazie. Con permesso. Che uomo galante. Ah, non c'è dubbio. Andate più in fretta, cocchiere! Non c'è rimasto molto tempo! Maria, mia cara, è ora che tu corra incontro alla vita. Dovrai dire addio ai sogni della fanciullezza e trasformarti nella sposa più radiosa che si sia mai vista e che mai si vedrà da queste parti. Buonasera. Proprio non saprei. Scusate. Sì, prego. Buonasera. Io, caro Guglielmo. Signor Tebaldi. Carissimo amico. Che piacere vedervi, Emanuele. Abbiamo pensato di arrivare un po' prima del previsto. E avete fatto benissimo. Quelle vecchie pettegole mi avranno chiesto notizie dello sposo almeno 3 volte. Con l'evidente speranza di non vedervi arrivare. Non immaginano quanto sia impaziente di portare all'altare la mia promessa. Piuttosto, speriamo che arrivi anche la sposa, perché altrimenti sarei io a rimanere deluso. Basta parlare, è ora che ti cambi. Voglio che tu sia bella e radiosa come una principessa. Madre, ho bisogno ancora di qualche minuto. Vorrei pregare. Avanti.
Posso parlarvi, generale? Dite pure, soldato, ma siate breve, non ho tempo da perdere. Vi comunico che il tenente Monti è stato nuovamente segnalato. Ditemi dove. Dove è stato visto? Io vi aspetterò qui. Non posso avvicinarmi di più alla casa, sarebbe pericoloso. Ci sono i guardiani. Adalberto, non potrò mai dimenticare quello che avete fatto. Non perdete tempo in chiacchiere, datevi da fare. Il peggio purtroppo deve ancora venire. Buona fortuna. Grazie. Coraggio. Andate, Rinaldo. Allora, tesoro, sei pronta? Sì, madre. Però, se non vi dispiace, vorrei prepararmi da sola. Oh, saresti la prima sposa che si veste da sola. Hai bisogno d'aiuto, tesoro. Vi scongiuro, madre. È l'ultima cosa che vi chiedo. Ho bisogno di stare sola. Per favore. Va bene. Ma ricordati, cara, non hai motivo di essere agitata. E non metterci troppo. Avete ragione. Un pasticcino, Tessia? Ma certo, sono una bontà. Voglio provare questo con le mandorle. I dolci sono la mia debolezza. Sì, sono così buoni. Mia cara, avete visto che avevo ragione? Le sorelle biondi castelli non sono venute. Oh, ma come potevano venire, povere ragazze? Perché? Hanno sperato per anni di potersi maritare con il bel Guglielmo. Oh. Quattro sorelle nubili e nessuna di loro è riuscita a prenderselo. Oh. Visto che la sposa tarda tanto, forse una speranza c'è ancora. Mm. Chissà che non abbiano un'opportunità. Emanuele, non credete che Maria stia tardando un po' troppo? Scusate, ma vorrei che andaste a vedere di persona cosa succede. Non che sia preoccupato, però comincio a sentirmi in imbarazzo di fronte agli invitati. Non c'è bisogno di scusarvi, vi comprendo. Torno subito. Grazie. Signore Emanuele. Sì? Signore, un soldato chiede di voi. Un soldato? Soldato, annunciatemi al generale. Ho una comunicazione urgente. So esattamente dove dobbiamo andare per arrestare quel disertore, Rinaldo Monti. Ho scoperto dove si nasconde. Siete arrivato tardi, caporale. È già stato localizzato. Sono andati ad arrestarlo. Questa volta il tenente non la farà franca. Vittoria. Meno male, cominciavo a preoccuparmi. La casa è sorvegliata. Ho dovuto faticare molto per non farvi vedere. Maria? Vi sta aspettando.